Da oggi sul canale parte una nuova tipologia di video che da tempo volevo fare e sto parlando dei What I Eat in a Day. La mia è un'alimentazione sana e lo è diventata ancora di più nell'ultimo periodo con l'arrivo della bella stagione. Quindi in questa rubrica vedrai ricette sane adatte anche a chi è a dieta, ma allo stesso tempo saranno dei piatti sfiziosi. Partiamo dalla colazione, che generalmente facevo con latte e biscotti. Ma adesso è composta da uno yogurt con zero grassi alla frutta. Ti consiglio questi dell'Activia. All'interno ci sono vari gusti e devo dire che non è per niente male. E te lo dice una che con gli yogurt ha un brutto rapporto. Poi mangio 3-4 biscotti e metà mela, oppure un frutto a scelta. Poi ci sarebbe da fare uno spuntino di metà mattina, che io non faccio e non sono abituata a fare. Ma se ti viene fame, l'ideale è sempre optare per la frutta oppure per un buon frullato. Quindi passiamo direttamente al pranzo. Costituito come negli altri pasti da tutti i nutrienti, quindi carboidrati, proteine e verdure. In questo caso ho scelto di preparare con le zucchine che sono di stagione una pasta con i ceci. Ho dapprima lavato e tolto la parte esterna della zucchina perché è pur vero che ci sono tante vitamine lì. Ma è anche vero che essendo un ortaggio comprato al supermercato era di dubbia provenienza e sinceramente non avevo voglia di mangiare pesticidi o altro di chimico. Comunque poi l'ho tagliata a metà ed una parte l'ho grattugiata, mentre l'altra l'ho tagliata a pezzettini. Ho tritato poi anche metà cipolla e mi sono spostata sul fuoco dove ho aggiunto un filo d'olio e la paprika, ma va benissimo anche il peperoncino. Un goccio d'acqua e ho lasciato soffriggere. Ho inserito anche la restante zucchina, 5 pomodorini tagliati a metà, 170 g di ceci scatola sciacquati sotto l'acqua, qualche foglia di basilico fresco, 2 filetti d'acciughe sott'olio ed ho lasciato cuocere. Dopodiché, per rendere la pasta più cremosa, ho frullato con il frullatore ad immersione una parte del condimento. Ho buttato la pasta ed ho prelevato un po' d'acqua di cottura che contiene amido ed aiuta nella mantecatura. Poi ho scolato la pasta al dente, mi raccomando, ed ho finito di cuocerla nel condimento. Per cena, indovina un po', pizza malaite, pronta in pochi minuti. Prepararla è semplicissimo. Ti occorre pancarré tostato al forno o in padella. Quello che vedi è tostato nel forno a 180 gradi per 10 minuti e mezzo. Sugo di pomodoro, zucchine o altra verdura a scelta cotta con cipolla e spezie, mozzarella e abbondante basilico e origano, poi ultima la cottura nel forno per 5-10 minuti, giusto il tempo di fare sciogliere la mozzarella. Questa è un'idea super veloce che puoi personalizzare secondo i tuoi gusti, anche con i salumi. Mi auguro che queste mie proposte ti siano piaciute. Aspetto un tuo riscontro nei commenti. Un bacione, a presto!